Professor Bonaiuto, dopo gli spunti emersi oggi, c'è qualcosa in più che l'università potrebbe fare affinché la preparazione degli psicologi corrisponda di più alle richieste delle imprese? Allora, l'università credo può fare molto, può fare moltissimo, ma non da sola. L'università quello che può fare può farlo molto bene se lo fa assieme alle imprese, alle organizzazioni che costituiscono il partner naturale nostro. Noi cerchiamo di fornire persone formate almeno sulle competenze di base, sulle competenze trasversali, su alcune specialistiche, ma dobbiamo lavorare insieme alle organizzazioni che aiutano a farci capire quello esattamente di cui c'è bisogno. Stamattina abbiamo avuto alcuni esempi, non solo nel rinforzare quelle che sono le competenze tradizionali della psicologia, come possono essere quelle legate alle risorse umane, ma anche per quello anche che di competenza più nel corso di laurea che presiedo, cioè quello di comunicazione e marketing, psicologia della comunicazione e del marketing, su molti settori innovativi. Abbiamo sentito molto bene alcuni rappresentanti, in particolare un rappresentante di una importante azienda nazionale, che ha fatto capire molto bene come c'è spazio per la psicologia non solo nei suoi settori di base, ma anche moltissimo in questi nuovi aspetti legati alla comunicazione interna, alla motivazione delle persone, alla progettazione, all'aiuto alla progettazione interdisciplinare nei servizi, insieme ad altre discipline, chiaramente, che sono specificamente formate a queste progettazioni, ma dove, affinché queste progettazioni siano fatte per essere utilizzate da persone, la competenza dello psicologo, soprattutto se formato su temi della comunicazione, degli aspetti ambientali, dell'uso delle tecnologie, è imprescindibile. E poi, quindi, in questo senso poi l'ordine degli psicologi è cruciale, perché appunto rappresenta la cornice che garantisce questo raccordo. E forse c'è un aspetto che mi permetto di dire, che magari stamattina non è venuto bene fuori o non adeguatamente, e cioè l'aspetto che è stato toccato, accennato, ma credo che vada affrontato meglio, delle competenze deontologiche, etiche, e mi permetto di aggiungere un termine inglese, diciamo rende bene l'inglese, che è il fair play. Cioè vedo molto spesso, ogni tanto, fortunatamente non molto spesso, ma occasionalmente persone anche molto ben formate sulle competenze specifiche, disciplinari, dotate di ottime competenze trasversali, ma che sono assolutamente carenti o mediocri dal punto di vista delle competenze, non dico soltanto dal punto di vista etico e deontologico, ma anche di fair play. Allora, può sembrare un lusso, diciamo, in giorni come oggi, in cui si parla di crisi, di licenziamenti, di servizi che la psicologia può anche fare in modo innovativo, facendo rete su questi aspetti che mancano ancora, di cura non solo all'entrata e alla socializzazione organizzativa, ma all'uscita, che troppo poco è curata, in senso sia di ricerca che di formazione. Quindi la psicologia è un altro settore che può spendersi bene. Però questo aspetto del fare bene il lavoro dello psicologo, ma curando gli aspetti etici e deontologici, e aggiungo di fair play, quindi non richiesti normativamente e molto spesso neanche richiesti dagli aspetti dei codici deontologici, ma che vanno ben al di là e che rappresentano però un ingrediente fondamentale perché i nostri clienti come formatori universitari, cioè le organizzazioni che assumono i nostri studenti laureati, e infine ultimo il cliente che comprerà quel servizio, quel prodotto di quelle organizzazioni, ecco, finché l'organizzazione e il cliente finale sia soddisfatto, lo psicologo del lavoro dell'organizzazione, lo psicologo della comunicazione e del marketing deve non solo avere una spina dorsale da un punto di vista etico e deontologico, ma deve essere dotato di quelle competenze trasversali che gli consentono di operare con fair play, cioè con rispetto degli interlocutori, di tutti gli stakeholder che andrà a trovare.